Siamo con Giulio Antonazzoli, quarto anno del Verona in ritiro, un momento importante sia per l'Hellas Verona ma anche per voi. Siamo molto soddisfatti di questa partnership, come detto l'abbiamo rinnovata in un momento di assoluta ancora incertezza per la squadra, però era quello che volevamo noi, lo voleva la squadra, siamo sicuri che sia la soluzione ideale sia per noi, per i nostri interessi, ma anche per la squadra, quindi noi daremo il nostro meglio, garantiremo come sempre alla squadra tutto quello di cui ha bisogno e insieme raggiungeremo un grandissimo obiettivo. Come Racines accoglierà l'Hellas Verona e i tanti tifosi che verranno? Ma i lavori stanno già iniziando, quindi abbiamo già iniziato con scorsa settimana proprio i lavori pratici, anche con la ditta Sec Ponteggi che sta iniziando a montare il village, il portale di benvenuto, le tribune, quindi abbiamo già iniziato questa settimana a iniziare, noi in hotel ci stiamo preparando, adesso mancano alcuni dettagli, però siamo quasi pronti. E poi saranno 3 settimane, diciamo così, di tanti aspetti, non solo quello calcistico ma anche quello extra calcistico, con tante attività al di fuori del campo sportivo. Sì, quest'anno saranno ben 15 giorni effettivi per la prima volta, quindi il ritiro suddiviso su 3 fine settimana. Ci sono le attività, sono molte, quindi dalle feste a tema che faremo al villaggio stesso, all'attività per i bambini, con il coinvolgimento dei tesserati da parte della società, le 3 amichevoli, quindi c'è veramente tanto da divertirsi, tante attività per i ragazzi e vi aspettiamo numerosi.